Forse anche tu sei tra quelli che crede che la montagna ha una sua sacralità perché ci porta più vicini al cielo e perché ci solleva lontano dalla dimensione terrena, vero? È quello che abbastanza tutte e tutti credono, però c'è un altro modo per vivere la sacralità della montagna e ne voglio parlare con te in questo video. Sono venuta qui sopra, siamo poco oltre i 2000 metri, in una località paradisiaca che si chiama Sette Laghi, nel Lago Rai. Tra l'altro quest'anno è la prima volta che forse vedo tutti i sette laghi, devo ancora finire il giro ad anello che mi porterà a visitarli tutti, però negli anni scorsi a causa della siccità persistente i laghi erano diventati 3,5 massimo 4. È un luogo per me molto magico. È stato scenario di scontro durante la Grande Guerra. Per la sua conformazione fisica, per la presenza di tutti questi corsi d'acqua e di sette laghetti tutti differenti, marmotte, rododendri che ancora sto trovando in fiore, questo luogo per me conserva un'emanazione, che è quello che mi fa tutti gli anni desiderare di venire a visitarlo almeno una volta, almeno una, e rendere omaggio a ciò che per me è la montagna, che adesso vado a spiegare. Dal punto di vista della teosofia, che non separa in coppie di polarità in opposizione tra loro, ma anzi tenta di sperimentare cos'è l'unione di queste due tensioni e che nel momento in cui l'unione è sperimentata emana un senso di unità, completezza, per cui anche i due poli diventano semplicemente i due massimi picchi di contrasto in un movimento continuo. Ecco, se noi guardiamo la montagna è esattamente la stessa cosa. È il luogo che più di ogni altra cosa consente il punto di unione tra il cielo e la terra. Io ormai sono anni che non riesco più a sentire mia in nessuna cellula del mio corpo questa idea del distacco dalla terra, questo camminare verso l'alto perché avvicinerebbe al cielo, però sempre con una valutazione morale negativa rispetto al piano terreno. Non lo sento più mio e nelle mie lunghe camminate in solitaria, come quella che ho fatto oggi e che ancora farò oggi, tutto questo è venuto a mancare di senso. C'è la dimensione dell'elevazione così come c'è la discesa. Ascesa e discesa sono funzionali in una danza che completa l'una e l'altra, compresa la sosta, che è quella che sto facendo in questo momento in cui sto registrando questo video. La montagna accompagna tramite la fatica e quindi la tua intenzione, ti dà la possibilità di arrivare al punto in cui la terra fa l'amore con il cielo, l'alto si unisce con il basso, tutto diventa uno. Nel momento in cui io affronto le mie camminate con questo intento che radico all'inizio dei miei sentieri, spesso il raggiungere il mio obiettivo, la mia meta, che non necessariamente è il cucuzzolo di una montagna, a volte anche, ma in questo caso i sette laghi sono su una piana che è circondata dalle montagne e quindi non sono sulla cima di una montagna, ma comunque nel momento in cui io raggiungo la meta, se mi è dato raggiungere la meta, questa consapevolezza esplode in un'estasi pazzesca. E il modo in cui raggiungo questo stato meriterebbe un approfondimento che necessiterebbe di video e video o scritti e scritti o un intero libro per poterlo condividere. Motivo per cui quando le organizzavo tramite l'associazione che ora non c'è più, cercavo ogni tanto di condividere qualcuna delle mie pratiche con altre persone che volevano provare questo tipo di sperimentazione. E questa unione di alto e di basso, misto al tema del capovolto, è un qualcosa di molto presente, la stessa simbologia dei laghi. Ora,
Il lago Rai è per definizione la catena dei laghi, ce ne sono quasi un centinaio, di cui sette soltanto nel posto dove mi trovo adesso, e molti legati a leggende, tre in particolare, tra cui uno che si trova esattamente dietro quest'ansa di montagna che non è visibile nel video al lago Erdemolo, conservano la leggenda del drago, il drago che agisce nel momento in cui le acque vengono profanate. Quindi c'è un tabù legato al disturbo della quiete dei laghi, che mi fa riflettere molto su quello che le nostre antenate e i nostri antenati concepivano come limite da non oltrepassare, un limite nell'agire umano che era quello che conservava l'equilibrio che ora noi abbiamo del tutto smarrito e che a parer mio va ripreso, non come una brutta parola e non come l'idea della limitazione della libertà, ma bensì come il sano confine entro il quale noi poter sviluppare la nostra cultura all'interno quindi di un ripetersi di cicli mantenuti in equilibrio anche dal nostro agire. E questo equilibrio che richiede limiti va simboleggiato. E questo era uno dei primi simboli che emerge dalle leggende dei laghi del Lago Rai. Il drago che spesso custodisce nelle sue profondità dei tesori, così come c'è il mito della regina delle Anguane, Evodia, che pure custodisce tesori all'interno di un palazzo fatto di lische di pesce che si trova nelle profondità di un lago segreto di cui non è mai stato fatto il nome, almeno mi risulta dai miei studi delle leggende locali. Resta comunque il simbolo di quello che tu puoi raggiungere se decidi di tuffarti in queste profondità e le porte di questa profondità è uno specchio. È uno specchio dove nelle mie contemplazioni emerge molto chiaro, tu ti puoi sedere in riva al lago e guardare la sua superficie che si modifica e che cambia, che passa dall'essere molto liscia ad essere increspata come in questo momento dove tira un po' d'aria. Per entrare in questa profondità, tu devi entrare in una porta dove il sopra e il sotto coincidono. Dove ciò che è sopra è riflettuto al rovescio in quel che è sotto. E tutto questo aprirebbe ulteriori capitoli che magari andremo ad approfondire in un altro momento per non rendere questo video troppo lungo. Questo è per farvi capire che la nostra esperienza è anche tale in base al concetto a cui si radica. Questo è un principio importante della teosofia, ovvero l'idea che noi abbiamo a monte indirizza il nostro sguardo. Se noi crediamo che la montagna sia uno staccarsi dalla terra e un raggiungere verso il cielo, tutto quello che appartiene alla dimensione della terra sarà visto in un determinato modo. Nel momento in cui l'attribuzione di significato cambia, cambia anche il nostro rapporto con la montagna. Cambia anche la capacità di vedere un altro simbolismo e quindi nel tempo, perché ci vuole tempo e ci vuole costanza, ci vuole ripetizione dei gesti e ricerca dell'esperienza, nel tempo l'esperienza che ci ritorna inizia a essere diversa. Ed è qui che si incastra il mio lavoro. Non soltanto pile di libri che adoro, io ho una biblioteca in casa, quindi anche quelli, ma ho rallentato la mia lettura per fare in modo che nel tempo libero io avessi il tempo di fare esperienza. Spiritualità sperimentale la chiamo. Fare esperienza di quello che è il nuovo simbolismo che riesco a cogliere con un nuovo sguardo che si fonda su altri presupposti, quelli della teosofia. Ora mi rituffo nella mia esperienza, spengo la tecnologia e ci vediamo a presto.